cioè ogni volta che ci vedono fanno Hollow Knight, ok, va bene. Me lo dici quando esce Simpson? Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Wow, è così professional. Car vlog. Allora, siamo usciti dalla metro di Campi Flegrei, ho dormito tutto il tempo perché ci siamo svegliati stamattina alle 6. Mostra la torre di Babele. Quella. Qua c'è un'uscita del... Ma che cos'è? Siamo arrivati alle 8 e questa era la fila. Abbiamo superato un primo controllo che era il controllo delle borse e poi successivamente siamo andati alla seconda fila del controllo dei biglietti. Noi eravamo nella fila di cosplay e poi c'erano gli abbonati e la fila normale. Appena sono entrata non vedevo l'ora di entrare e vedere tutti i padiglioni, però dovevo aspettare Toto. Ed eccolo qui! Ci siamo messi un po' da parte. E uno è andato. Wow! Quando siamo entrati ci hanno chiesto subito le foto, soprattutto a Toto che aveva quel costume bellissimo con quella testa. Non fa niente, basta che non lo fai notare, lo tieni un po' così, bravo. Qui ci stavamo avviando i padiglioni. Quello che ci è saltato di più all'occhio è stato il padiglione 3 dei giochi con tutti i tavoli fuori da giocare con gli amici. Andiamo. Siamo entrati nel padiglione 2. C'erano questi stand con le spade finte, le katane e poi c'erano queste maglie personalizzate, tutte tema anime, manga, serie TV. E poi questi stand con collanine, cappellini, braccialetti. Sto sudando, però fuori sta piovendo e ci stiamo perdendo nei padiglioni mentre Hollow Knight mi fa da servo e mi tiene la maschera. Cerchiamo una via d'uscita. Cioè ogni volta che ci vedono fanno Hollow Knight, ok, va bene. Dove andiamo? Noi stiamo andando ai padiglioni iniziali perché non ce li siamo visti, siamo direttamente andati dentro dove stanno i giochi. Guardate qua ancora quanta gente c'è che sta entrando. Adesso andiamo al padiglione. Ah, siamo lì. Yeah, yeah. Me lo dici quando esce, sì. Speriamo presto. Ciao. Wow, quanta gente! Qui eravamo al SOS Cosplay perché praticamente a Toto si era rotta la spada e cercavamo di fargliela aggiustare. Questo è l'Asian Village, dove c'erano delle scenografie dove fare foto in stile asiatico con letti, cucine e scenografie varie. Sempre nella stessa stanza c'era uno stand con tutti i vestiti, abiti asiatici e la loro storia. Usciti poi c'erano disegni asiatici tipici con la loro storia. Poi c'erano vari stand che vendevano manga e fumetti giapponesi e c'erano anche alcuni fumettisti giapponesi. Qui siamo all'esterno dell'Asian Village e come vedete ci sono un sacco di cosplayer. Noi siamo andati subito al padiglione 5 dei videogiochi perché eravamo davvero curiosi di vedere che giochi ci fossero. Quelli che ci sono saltati più all'occhio sono stati FIFA, la Nintendo Switch, in vari cabinati in cui puoi acquistare i giochi. Allungandoci per i padiglioni siamo arrivati in questi mercatini che vendevano cose a tema Harry Potter ed erano molto carini. In fondo c'era un'area aperta con giochi tipo paintball, ping pong, biliardo, calcio. Qui è Neverland, un parchetto con un lago in cui c'era la possibilità di fare giochi di ruolo dove si poteva giocare a sfidarsi a duello con delle spade oppure farsi leggere le carte dei cartomanti. Ci siamo fermati un po', sono le 7, siamo al padiglione giochi, c'è anche
arrivati da villeggiare. Ci stiamo riposando un po' perché da stamattina stiamo solo facendo foto, praticamente avendo il velo davanti. Non so se c'ho i segni, vedete? Cioè la maschera mi schiacciava sugli occhiali e andava a finire sugli occhi e mi dava un fastidio enorme. Tu almeno sei stato sano e salvo nella tua calotta. Ho solo usato e i capelli si sono ammaccati. I miei occhi si sono incrociati tra quello che c'è dentro e la rete. Ma tu vedevi bene? Però ci siamo divertiti. Ah sì, sì, questo sì è bello. Eccoci qua, finita un'altra giornata. Secondo giorno. Ehi, aspetta. Fila. Faccio vedere una cosa da qui. Siamo per entrare però. Mi chiamano. Questo era il padiglione dei giochi da tavolo e c'erano tornei in corso, c'erano le persone che sapevano come si giocava e insegnavano a giocare e c'erano vari tavoli in questo castello. Poi vedete ci sono anche altri giochi da tavolo, ce n'erano tantissimi e c'è questo stand che si chiama Fantasia che vendeva tutti i giochi da tavolo, pop. Ritornando indietro siamo stati nel primo stand in cui c'era la mostra delle Winx con tutti gli abiti, tutti i fumetti, le bamboline, i dischi, una cosa meravigliosa. Il mio sogno d'infanzia, perché era l'anniversario dei 20 anni dell'uscita della prima stagione delle Winx. Sempre nel primo padiglione c'era la sala conferenze in cui facevano le interviste. E poi c'erano varie mostre di fumetti di artisti conosciuti e non. Altre conferenze. Più avanti poi c'era la zona bambini, in cui c'erano la zona disegno, le costruzioni con i Lego. Le esposizioni enormi delle costruzioni di Lego. Quella di prima era una stazione di treni, invece questi sono alcuni dei personaggi più famosi della Disney, dei vari cartoni animati. Qui ci sono delle scenografie di una barca con il mare che fa proprio l'effetto agitato, mosso, l'isola con i pirati. Sempre nel padiglione 1 c'erano queste bancarelle di giochi, cose fatte a mano, sempre riguardante il mondo dei cartoni. Poi c'erano questi stand con personaggi famosi, artisti, editori, fantastico. E c'era anche lo stand delle Winx. Questo è il Palazzo Mediterraneo, dove si potevano vedere film, congressi, però non ho avuto il tempo di vederlo. Ci siamo limitati all'ingresso a vedere queste scalinate che portavano magari in qualche sala misteriosa. Scherzo. E poi incontro Yolanda Sweets che stava facendo degli slime personalizzati che io ho preso per il film. Allora ragazzi, già mi sto stancando di fare le foto, sinceramente. Ci hanno dato anche questo bigliettino per il crodino gratis. Perfetto, quindi stiamo andando qua. Come sono? Sono state 2 giornate molto 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 pesanti. Ho preso questo libro con una storia. Ho incontrato Frog, gli ha fatto l'autografo, guardate qua. E niente, ci siamo fatte una foto insieme, è stata carinissima. E io ero travestita da Hornet e stava dicendo che stava aspettando il videogioco. Però ora che ritorneremo a casa vi faremo vedere quello che abbiamo preso, vi racconteremo un po' la nostra esperienza. Siamo arrivati a casa, apprezziamo le nostre magliette di Hollow Knight. E l'orario è un po' fatto. Va bene Luna, va bene. Eccoci qua. Siamo qua per farvi vedere le cose che abbiamo preso al Comic Con. Vi ho spoilerato un po' di cose, diciamo il libro di Zio e gli altri, in cui praticamente
c'è una storia e in base alle scelte che fate poi andate a quella pagina e scoprite come va a finire piano piano, pagina dopo pagina, questa storia che ha finali multipli e fa molto ridere. E con questo libro mi hanno regalato questi due che non so, anticipavano altre storie, bellissimo comunque. Questo sembra un Rich, un Sonic, non capisco, però bello bello. Poi abbiamo comprato un altro libro. Ho visto questo stand e mi incuriosiva perché in realtà, non so, è un libro che si basa su un gioco. È un'avventura letteraria magnificamente illustrata che ti guiderà negli incubi descritti da Edgar Allan Poe per affrontare in prima persona gli orrori narrati dal maestro della letteratura americana in alcuni dei suoi più celebri racconti. È bellino, bello, c'è una storia da risolvere, segreti, vedete c'è una mappa con vari segni e poi scopriremo che di cosa. Immaginate si di giocare un gioco da tavolo, ma cartaceo, con un libro, una spiegazione, una storia. Vedete? E poi ci sono varie... molto ispirativo, diciamo. È immersivo, molto immersivo. Ci sono vari enigmi, vari misteri da scoprire. E mi hanno dato questo QR code per la musica. È tutto... è un 360. Vado a prendere l'altro acquisto. Acquisto futuroso. Questo. Ecco. C'era Gira la ruota, l'ho preso a 2 euro. L'ho vinto, yeah. E che pazzo. Sì. Poi abbiamo preso qualcosa davvero a tema con i nostri costumi, che erano Hollow Knight e Hornet, che in realtà non si chiama Hollow Knight, ma si chiama il cavaliere... Vacuo. Ed è lui! Io in miniatura! Carinissimo, è nostro figlio ora. Esatto, piccolino. E in tutte le famiglie ci sono le pecore nere. E qui ne abbiamo una. Guardate come sono carini, li abbiamo presi da un signore che li fa a mano. Si chiama El Muñequero, mi sembra, vero taggo. Vi faccio vedere il suo profilo Instagram, davvero carinissimi, fatti a mano, sembrano tipo dei pop, però tipo questo si illumina al buio, qua si illuminano gli occhi al buio, fantastici, fantastici. E ce li teniamo qua noi, guardate. E sono carinissimi! Tralasciando che in questi giorni uscirà un altro video, perché ci siamo dati alla pazza follia con i video, e quindi non perdetevi il prossimo video che pubblicherò, perché questo scenario voi non l'avete ancora visto. E nel prossimo video saprete questi o tutte queste cose che ci circondano, dove le vedrete. No. Nel video, le vedo. Le vedo, non nel video. Il prossimo video, tour... Vedetelo, vedetelo! Sinceramente volevo prendere una magliettina, però non essendo un sacco fan di anime e cose così, non sono riuscita a prendere niente, vabbè. Perché io credo che per avere una maglia o un qualcosa di un personaggio, bisogna seguirlo. Tipo, io sono andata al Comic Con vestita di Hornet. Esatto. E non sapevo nulla, mi chiedevano, ma mi fai il verso di Hornet? Perché lei fa tipo... Ve lo mettiamo qui riprodotto. Ok. Drossi e Kalimo. Garama! Edino! Geddu! E io non sapevo. Quindi credete in fondo nei personaggi in cui credete. In uno degli stand poi ho trovato questo bellissimo di Ariel. Mi è piaciuto un sacco il film che è uscito, mi sembra l'anno scorso. È l'Ariel quella classica della principessa Disney con i capelli rossi, fantastica. Cioè guardate, c'è anche... come cacchio si chiama? C'è anche Sebastian. C'è anche Sebastian. È uno dei film che mi ha fatto davvero emozionare. E come edizione limitata ho trovato lui, che è praticamente introvabile, e ce n'erano massimo 2 o 3 in uno stand che avete visto nel video, Fantasia, dove c'erano appunto i pop, era lì messo nell'angolino e ho detto no, non posso non prenderlo, e l'ho preso. È Sir Daniel Fortescue di Medieval, è un po' vecchiotto come gioco, e ho preso anche un'altra cosa in realtà, me l'ha fatta un mio amico, è praticamente la testa, non so se si può vedere, è la testa del pop, solo che fatta con la stampante 3D e da colorare, dovrei colorarla. Molto molto figa. E probabilmente, spoiler, sarà un cosplay dell'anno prossimo. Speriamo, perché è un videogioco vecchio, però hanno fatto il remake, giusto? Sì, della prima, del primo gioco.
Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e nulla, un bacio, ciao!